Buongiorno a tutti, questo siamo qui con il mister del Marene. Mister, una sconfitta che pesa, si fa sentire, si fanno anche sentire le tre espulsioni in questa gara. Cosa è successo? No, è stata una gara che nel primo tempo, sui primi due tiri che hanno fatto loro, abbiamo preso due gol per colpe nostre. Poi l'arbitro ha iniziato veramente a vedersi un po' protagonista, nel senso che ci ha annullato un gol, dubbio, nel primo tempo sul colpo di testa di Salomone. Ha ammonito quattro dei nostri giocatori e a loro nessuno, nonostante fosse una partita sostanzialmente corretta, perché i giocatori hanno interpretato bene, non sul piano della rissa. Nel secondo tempo poi prima ha espulso me, per una protesta su un fallo di mano netto che non aveva visto, e poi ha tirato fuori tre cartellini rossi uno dietro l'altro, direi veramente discutibili, non capisco come faccia la federazione a mandare certi arbitri in queste gare. Bisogna dare atto però al Marene, perché ha fatto davvero una grandissima gara, nonostante i tre uomini in meno non ha mollato, ha sempre cercato il gol. È contento di comunque questa prestazione? Non sono contento della reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo, che nonostante l'inferiorità numerica e poi che è avvenuta subito dopo 4 minuti, 5 minuti del secondo tempo, abbiamo fatto il gol, abbiamo creato almeno 3-4 occasioni da gol limpide e loro sostanzialmente non hanno fatto più nulla. Esatto, un secondo tempo che ha visto il Marene protagonista, con Levraita un po' più schiacciato. Primo tempo invece è stato il contrario, come mai? Nel primo tempo forse abbiamo sbagliato un attimino a metà campo, sui loro inserimenti dei centrocampisti abbiamo sofferto un pochettino. Nel secondo tempo siamo entrati con più determinazione, loro sono calati sicuramente fisicamente rispetto a noi, e noi nonostante l'inferiorità numerica abbiamo avuto parecchie occasioni. Dispiace il modo in cui siamo usciti. Adesso le chiedo questo, non penso sia proprio il momento per chiederglielo, però devo. Mister, cosa farà col Marene? Rimarrà? Sa già qualcosa? Pensa... Non mi sono neanche posto il problema, nel senso che non abbiamo ancora parlato con la società, quindi sono 5 anni che sono qua, adesso vedremo. Ho bisogno di stendere un attimo i nervi e poi vedremo. Grazie mille, mister. Vai.